Bella a tutti ragazzi, io sono Alex. E io sono Kish. E noi ci siamo. No. What the fuck? Merda. Ok, questa cosa era molto migliore. Questa cosa sì, era molto migliore. E oggi siamo in un vlog. Ok, lo smetto. E oggi siamo in un vlog. Il nuovo vlog. Dire la verità, l'ultimo vlog non è stato neanche tanto tempo fa, ma ci sentiamo in bisogno di darvi tutto il nostro supporto prima dell'info. No, perché non avevamo un cazzo da fare, quindi mi ha detto facciamo un vlog. Sì, è la prima realtà. Allora, questo vlog, se tutto va come previsto, uscirà domenica, cioè prima dell'inizio delle scuole, almeno per noi. Depressione. Sì. E verrà da piangere anche voi. Morirete male. No. Tipo interrogazione appena entrati. Poi scoprite che tipo vi hanno dato fuoco alla, non so, alla riscaldata. Allora potete uscire. Guarda sempre. Ok. Allora, vi devo dare alcune notizie. Cioè, dobbiamo dare alcune notizie. Allora, non sappiamo se riusciremo a mantenere i tre video a settimana, perché può non sembrare, ma sono tanti, perché registrare, montare, editarli, tutto il resto mi porta via tanto tempo. Noi ci proviamo a mantenere tre video a settimana, poi dipende. Nel caso ne porteremo due. Uno sarà sicuramente Mega Man, perché vedo che la serie vi sta piacendo e sono contento di questo. Cosa ho fatto? Non lo so. E l'altro si riguarderà probabilmente o la Shadowcraft, che vi sta piacendo, bene, sono contento. L'ho caricato ieri, ha già una trentina di visualizzazioni, quindi non male. Mega Man è a questi livelli. A volte con Squid e a volte senza. Ah sì, registreremo a volte con Squid, a volte senza. Penso che entrerà anche Cece a breve, sì. Quindi... ci spiega. Ci sarà. Ci ammazzeremo tutti due. Tutti chi? Te. Grazie. Dopo leggiamo un commento. Ti con te. Dopo... Ma perché? Ah, siamo quasi a 270 iscritti, siamo vicini ai 300. Esatto. Quindi consigliateci uno speciale da fare. Per 300. Ma leggiamo i commenti. Allora. Che bei commenti che ci mandate ogni volta. Sì, è veramente. Matteo Pini. Matteo Pini, che è un nostro amico. Allora, il suo compagno di classe, mio amico per tanto tempo, quindi. Prego. Allora, Matteo Pini dice: Martina, Natale o Pasqua? Allora, innanzitutto, Matteo Pini, vai a cagare, perché te lo dico così da amico. Scrivi con le. Con le mestruo. Ma perché? Pini, ti picchio, va bene, ti picchio, Pini. Da Alex o Alchisis o la Lola. Anche suo caro. Ma è bello che Martino Pasqua gli ha risposto. Proprio con Tony. È scritto Pini, tu mestruato sei un gay. Io non ho il metrio. 1-1-1. Filippo Barbieri, che è sempre un nostro amico, ci scrive: ma Alex hai mai scritto con la pizza? Vai, prima il piatto. Il piatto. Sì, ho scritto con la pizza. Però non si dovrebbe dire, perché è stata una brutta cosa. Cioè, dopo la pizza scritto con te. No. No. Dopo l'ho mangiato. Assassino, no. Prendetelo! Martina Pasqua ci scrive blablabla video. Amo. Grazie. No, io non ho detto, cioè, leggete il commento bene. Video. Amo. È un commento che si riferisce a Mini Giar episodio 2.
2. Ma perché non lasciate i polli festeggiare in pace? Scusa, uno organizza un party e te lo sfasci un po'. Perché? Mi dispiace. Poveri polli, sono sempre maltrattati in questo mondo. No, non faccio niente proprio. Non cambiarti a me. Sì. Digital Hill, alla fine di Five Nights at Freddy, mi scrive: Kisius a fine video sconvolto. A proposito, spolliciate quel video se volete che continuiamo Five Nights at Freddy. Sì, lo continueremo. Se non spolliciate, no. Mamma mia. Ah, ok. Volevamo dirvi una cosa che c'è successo, una cosa stranissima. Cosa? No, non puoi non ricordartela, dai, cioè, è così. Se mi dici una cosa, non lo so. Una cosa, no? Sai, quelle cose che ti capitano, ma sono strane, in fin dei conti. C'è una cosa cososa, no? Hai capito? Allora, Gianluca Cagnazzo, che è un nostro iscritto, ci ha chiesto di fare una chiacchierata con lui via Skype. Perché lui è di Roma e noi siamo di Pontevico, una piccola città in provincia di Brescia, se lo volete proprio sapere. E Brescia, se non lo sapete, spero di sì, per l'amor del cielo, è in Lombardia. Spero di sì. Quindi no, ci sono. Anche in America. Noi siamo americani che italiani che ci siamo trasferiti per i soldi. Obama! Ci siamo divertiti tantissimo, ragazzi. È stata un'esperienza davvero bellissima. È durata un'ora. Sì, abbiamo fatto quasi più di un'ora di videochiamata Skype. Adesso non possiamo purtroppo mettervi un'ora di videochiamata Skype. Magari vi mettiamo due o tre minutini di questa videochiamata, perché è stata veramente una cosa fantastica. Ci tenevo tanto a fare una chiamata perché, cioè, non lo so, mi sei piaciuto da subito dal primo video, quindi ci tengo. Vabbè, grazie. Siamo sì, veramente. Siamo noi prima a ringraziare te, visto che comunque, beh, come dire. No, ma poi il bello è che fate pure serie interessanti abbastanza, perché a parte quella di Mega Man, vabbè, che è stato il mio gioco preferito, quindi, cioè, lo amo, non prescindo. Poi, a parte il fatto che lo tratti benissimo, perché mi fai ridere un sacco, e poi pure quella di Minecraft è carina, e niente, cioè, me ne seguo con piacere. Sono soddisfazione allora, perché vuol dire che quello che facciamo comunque serve a qualcosa, dai. Beh, noi abbiamo iniziato così per divertirci, parla un po' tu, dai. E lo faremo, continueremo a farlo, cioè, finché possiamo. Comunque, cioè, mi divertire, quindi apposta. Cioè, è stato come essere, che ne so, più di Pai, FamiJ o Stepney per un'ora della nostra vita, quindi, ragazzi, cioè, bellissimo, cioè, è stato come fare un Omegle, però in miniatura, però è stato veramente fantastico, cioè, non potete capire quanto sia bello che qualcuno vi dica grazie per quello che fate. Ci sostengo. Sì, davvero, grazie a te, Gianluca Cagnazzi, tutti voi altri che ci state aiutando in questo percorso. Ok, penso che per oggi possiamo concludere qua. Ricordate che noi vi sosteniamo durante la scuola, quindi se siete tristi, avete preso un brutto voto, guardate un video. Sì, guardate un video che probabilmente potrà mettervi il sorriso. Speriamo, noi ci tentiamo di fare una cosa di questo tipo. Ed è la nostra più grande gioia quando riceviamo tutti i commenti vostri. Non leggiamo i commenti, per esempio, della gente che dice bravi, grazie, fantastico, perché ce ne arrivano un bel po' e non ha senso per un vlog stare qua a leggere semplicemente bravo, grazie, sei stato un mito, cioè, grazie, noi vi rispondiamo, ma nei vlog non diciamo, perché sarebbe inutile. Noi leggiamo magari i commenti più divertenti, perché quello di Martino Pasqua, sì, o di Matteo Pini. O di Matteo Pini. Gli dirò di scrivere altri commenti a Martino Pasqua. Matteo Pini scriverà altri commenti a Martina Pasqua, perché secondo me potrebbe rivelarsi interessante. Se volete sapere qualcosa in più di noi, basta chiedercelo. Se volete che, quindi, scrivete sotto questo vlog alcune domande che volete porci, magari per un prossimo speciale o per un prossimo vlog. Se volete che facciamo qualcosa in particolare, scrivete come al solito. Come ricordi? Hashtag Ultimate Gamers. No. Così. Hashtagatemi in questo. Comunque, ragazzi, se vi è piaciuto, lasciate un commento. Mettete mi piace. Iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. E dove fermo? Tanto bravo. No, dove sarà già iniziata la scuola.
Che bello. Quindi bella ragazzi.